Buongiorno ragazzi, salve a tutti. Intanto, prima di tutto, vi ricordo l'appuntamento di oggi. Alle 18.30 la Juve gioca un'amichevole in famiglia, l'ex Villar Perosa di una volta, contro la Next Gen, quindi Juventus A contro Juventus B, all'Allianz Stadium. Noi ce la guardiamo qui, in diretta, su Twitch. La partita sarà trasmessa tra le altre su DAZN, io ho DAZN, quindi la guarderò lì, e noi ce la gusteremo insieme su Twitch. Fatemi sapere se ci sarete oppure no. Fatemi sapere se siete interessati a questa terza sgambata amichevole della Juventus, perché poi dopo, mi pare domenica l'11, c'è da giocare anche contro l'Atletico di Madrid. Quindi iniziamo ad aumentare un pochettino il livello in vista di Juventus Como, che quella sarà la prima partita ufficiale. Però di partita parleremo poi tra stasera e comunque anche domani mattina. Adesso vorrei parlare di calciomercato, e per farlo devo trasformarmi. Scusate per questa cavolata incredibile, però ho acquistato oltre un mese fa gli occhiali di Giuntoli. Volevo cercare di dargli la mia forza durante questi ultimi giorni di calciomercato, e da quando io ho acquistato gli occhiali Giuntoli è fermo col mercato, quindi adesso li prendiamo, li mettiamo da parte. Giuntoli, ti prego, muoviti, perché sennò mi tocca indossarli e completare la campagna acquista della Juve, e anche perché con gli occhiali 4 euro sul sito cinese, immaginatevi le lenti, non riesco nemmeno a leggere gli appunti che mi sono scritto. Madonna, mi gira già la testa. Molto bene, attenzione all'esterno, perché si muove la Juventus su due binari predefiniti. Il primo è quello italiano, e secondo Alfredo Pedulla Nico Gonzalez può diventare un'opzione, anche perché l'Atalanta, dopo l'infortunio di Scamacca, potrebbe defilarsi un pochettino alla ricerca di una punta, quindi lasciando stare Nico Gonzalez. Per Alfredo Pedulla però Nico Gonzalez si fa solo in un caso per la Juventus, e cioè incastrando due contropartite. Ne avevamo già parlato, però McKennie e Kostic sembrano essere i giocatori ideali per convincere la Fiorentina a privarsi del giocatore. È ovvio che la Juve poi dovrà andare ad abbassare abbastanza la valutazione economica dei due giocatori. Sono due giocatori palesemente in uscita per la Juve, mentre Nico Gonzalez è uno dei pezzi pregiati della rosa della Fiorentina. Però secondo me, se si riuscirà ad incastrare sia McKennie che Kostic all'interno della trattativa, per quanto io non sia super grandissimo fan di Nico Gonzalez, dico grande sì, perché la Juventus ha necessità in questo momento di cercare di sciogliere questo nodo relativo agli esuberi. La Juve non può più permettersi di avere così tanti giocatori da qui al termine del mercato a piede libero, quindi non impegnati durante le amichevoli. Anche oggi sia McKennie che Kostic non scenderanno in campo contro la Next Gen, al pari di Chiesa, Nicolussi e tanti altri. Quindi se c'è la possibilità di incastrarli all'interno di una trattativa di questo tipo, per me è un grande sì, anche se non sono un grandissimo fan di Nico Gonzalez. Lo trovo logico all'interno del gioco di Thiago Motta, però non stiamo parlando di un livello altissimo, stiamo parlando di un giocatore normale per i livelli della Serie A, un giocatore medio-forte, però se c'è la possibilità di risolvere delle situazioni intricate, mi va bene. Ma dall'altra parte la Juventus sta anche cercando di trattare con il Porto per Galeno, che è uno dei giocatori che avevamo già discusso tante volte insieme a Pepe, con Seisau, eccetera, eccetera. Sembra quello un po' più avanti nelle preferenze della Juventus. Secondo Fabrizio Romano addirittura c'è un incontro con il Porto, con gli agenti del giocatore. La richiesta di 40 milioni bonus compresi è una richiesta alta. Cioè è inutile. Qualsiasi giocatore chiede la Juve in questo calciomercato costa 40 milioni, cioè fateci caso, a eccezione di quelli che abbiamo preso a tutti gli effetti, perché Di Gregorio con un prestito, Thuram in scadenza, Cabal, adesso va bene tutto, però 40 milioni Cabal non li avrebbe presi da nessuna parte. Tutti i giocatori che andiamo a prendere, 40, 50, 60, 70, 80, costano tutti così. Si parte da 40, base d'asta 40, la Juve suona il campanello, costa 40, cioè è incredibile questa cosa qui. È incredibile. Poi noi invece, i nostri, cosa costano? 40, teniamo 25, ok. Non può essere una cosa sostenibile se questo è l'approccio, questo è il modo. Quindi è lo stesso Nico Gonzalez, 40, ma come? Così, vabbè, 40. Io non so se ci può essere un incastro con Thiago Gelò che va a giocare in prestito al Porto. Magari sì, però un prestito quanto ti abbassa la cifra? Secondo me è poco, se non niente. Io non so se la Juve ha la possibilità di spendere altri 40 milioni per poi andare anche su Kobbenhavers, perché poi Kobbenhavers è il colpo che vuole fare la Juve. Quindi è un po' difficile questa situazione, ragazzi. Se tutti i giocatori hanno un prezzo predefinito medio-alto, la Juve non può fare mercato. Ed è un problema a così pochi giorni dalla scadenza del contratto. Lo stesso Todibo,
che abbiamo già discusso tanto tempo, c'è l'accordo col giocatore, il giocatore non gioca le amichevoli e si va verso il prestito con obbligo di riscatto, ieri sera a Sky saltano fuori, poi non so se ognuno ha le sue foto, perché ognuno, vedete, ogni giornalista c'ha un pezzettino di una trattativa, di un'esclusiva, di un tornaconto, ognuno c'ha un pezzettino. Non so se è un discorso di sono più vicino all'ambiente degli agenti, più vicino all'ambiente dei dirigenti, più vicino all'ambiente dei calciatori, però ognuno c'ha un pezzettino. Ieri sera, secondo Sky, il Nizza non sarebbe interessato a cedere Todibo in prestito con obbligo di riscatto. E cosa vuole? 40 milioni subito. E dai con questi 40 milioni, sempre 40 milioni. Il Nizza si è preoccupato, cioè non posso nascondervelo, non posso mentire. Inizia a essere preoccupato. Perché se dobbiamo ancora fare 5-6 acquisti e ogni acquisto minimo costa 40 e il prestito non lo vogliono, e il diritto di riscatto no, e l'obbligo di riscatto no, e se facciamo lo scambio anche qualche soldino in più, inizia ad essere un problema, eh. Inizia ad essere un bel problema, anche perché Todibo già era al piano B, il piano A era Calafiori. Sono un po' preoccupato, sono sincero. Poi spero che tutto si risolva per il meglio, anzi sono convinto che alla fine Giuntoli in un modo o nell'altro lo riuscirà a fare. Però sono situazioni che creano un po' di ansia, un po' di timore nel tifoso della Juventus. Oggi regna un po' di apprensione. Penso che sia normale così. Manca veramente troppo poco all'esordio ufficiale. Mancano 2 settimane. Quindi io spero solo che questi occhiali possano fare in modo che le trattative possano sbloccarsi. Non lo so, utilizziamoli come una sorta di oggetto magico, come nelle novelle. Però qualcosa su fronte cessioni si sta sbloccando. Nicolussi Caviglia sembra vicino al Venezia, aveva avuto anche delle offerte dalla Serie B, ha preferito insomma anche giustamente rimanere in Serie A. E secondo Romeo però si parla di una cifra intorno ai 4 milioni di euro più eventualmente una percentuale sulla futura rivendita. Cioè anche queste mi sembrano comunque cifre troppo basse. A 4 milioni di euro non potevi tenertelo Nicolussi? Per me sì, però butto lì. Cioè non sono quei 4 milioni che ti spostano la vita. E intanto hai un centrocampista in più che comunque ha già orbitato all'interno della Juventus, ha già fatto una stagione con la Juventus, è una riserva affidabilissima. Cioè per me 4 milioni sono veramente un regalo, ma di gran lunga un regalo. Cioè se consideriamo che abbiamo venduto Kai Orghi a 7, credo che Nicolussi possa avere 4. Però il rischio secondo me di vendere in Serie A è questo qui, che dopo sanno che questi giocatori sono fuori rosa, e ti offrono veramente uno sputo. 4 milioni mi sembra veramente regalato, perché noi a 4 milioni non compriamo niente, ma veramente nessuno. Spero che questi 4 milioni possano essere reinvestiti all'interno dell'offerta che verrà presentata più grande per Commeners, perché sapevamo tutti che quella precedente sarebbe stata rifiutata. Però questi tra 8 giorni giocano con Real Madrid in Supercoppa Europea, Scamacca si è fatto un crociato, l'offerta di cui si vocifera nelle ultime ore è davvero una 45-50 milioni più Milik. Perché Scamacca si è infortunato, allora Milik può essere quel giocatore che torna utile. Io non credo, sono sincero, io non posso credere che Milik possa essere l'ago della bilancia anche con l'infortunio in Scamacca che poi permetterà alla Juventus di arrivare a Commeners. Ma anche se fosse Milik, poi tu un vice Vlaovic lo devi andare a prendere e quindi aumenta il numero di trattative che devi fare. Quindi le due, quei 4 milioni di Nicolussi Caviglia li butto lì, mi tengo Milik. Cioè questo è un po' il mio ragionamento. Però qualcuno mi faceva notare giustamente che Milik, quando Thiago Motta dice sono tutti fuori progetto tranne Miretti che è infortunato, anche Milik è comprensivo di quelli. Però Milik è infortunato, io pensavo semplicemente che non fosse all'interno dell'esclusione per quel motivo lì, invece no, perché tutti tranne Miretti, quindi anche Milik. Quindi devi andare a prendere anche il vice Vlaovic. Rimaniamo concentrati sul fatto che oggi si gioca e quindi ci mettiamo in testa che ci guardiamo un po' la Juventus. Tra l'altro a proposito di Caiorghi, mi è venuto in mente che l'anno scorso è stato il mattatore. Cosa ha fatto? Doppietta, tripletta, proprio nell'incontro in famiglia. Ecco, quindi cerchiamo di anche, come posso dire, livellare quello che andremo a vedere oggi. È normale che andremo a vedere la Juventus A contro la Juventus B. Ci sarà un grande dislivello tecnico, e si spera anche tattico, quindi conterà poco e niente, sarà una sgambata e nulla più. La prossima amichevole sarà quella un po' più impattante e poi si inizia a giocare. Però il calciomercato, cavolo, mai come quest'anno mi preoccupa. Davvero, mai come quest'anno sono preoccupato per il calciomercato, perché avevamo troppe trattative da fare e negli ultime 2 settimane siamo fermi, ragazzi.
ne hanno ceduto 3-4 giocatori, sul mercato da Cabal in poi non sente a niente. Cabal, stiamo parlando intorno al 18-19 di luglio, giù di lì, e siamo al 6 d'agosto e non si sta muovendo niente, e tutte le trattative sembrano complicarsi, se non quelle in uscita, dove riusciamo a vendere se abbassiamo terribilmente il prezzo. Non mi piace questa cosa qui. Poi ovviamente le valutazioni si fanno a fine mercato, e queste preoccupazioni sono soltanto parziali, perché poi la valutazione la devi fare quando hai la rosa a disposizione, quando sei riuscito a fare tutto, poi lì potrai dare un voto. Quindi che le persone mi dicono voto aggiunto lì per ora non si può dare, non ha senso, però riconosco che oggi c'è tanta preoccupazione. Vediamo che cosa riuscirà a fare Giuntoli, se sta cucinando o se sta bruciando tutto quello che aveva messo in pentola. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo oggi su Twitch.